Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi è lunedì 23 settembre, ho comprato il giornale quotidiano della famiglia Berlusconi. Ovviamente prendo sempre giornali diversi, come ben sapete, per avere una più ampia visione delle cose e commentare le notizie dando sempre punti di vista diversi. In questo caso vi parlo di quello che c'è scritto a pagina 2 e a pagina 3, facendo un po' un riassunto generale, ovvero stanno commentando l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal ministro dell'Economia Saccomanni. Intervista nella quale lui ci va abbastanza pesante perché minaccia le sue dimissioni, in quanto praticamente dice che quello che vuol fare il governo o che promette di fare il governo su pressione dei partiti più del Popolo della Libertà ma anche del PD, ovvero rinunciare all'aumento dell'IVA, rinunciare ai soldi dell'IMU, è praticamente infattibile perché non ci sono i soldi per fare queste cose. Vi leggo quindi innanzitutto questo commento di Francesco Kramer, il quale dice che la linea è data. Berlusconi avrebbe detto no, su IMU e IVA non si cede. Una linea dura concordata con i suoi uomini di punta in materia economica. Il ragionamento del Cavaliere è molto semplice, virgolettato. Ora basta alibi, le coperture per non alzare di un punto l'IVA ci sono e noi le abbiamo indicate da tempo. Tocca al governo, ma soprattutto al PD, darci risposte. Se non sono in grado di darcele, peggio per loro. Si assumeranno la responsabilità di aver mandato all'aria il governo delle larghe intese per aumentare le tasse. Parole pesanti, parole di un uomo duro che sa quello che vuole e che non aumenta le tasse agli italiani. Non aumenta le tasse agli italiani. Se qualcuno guarda i miei video non su YouTube, ma sulla pagina Facebook di Scherzo Moderato, avrà notato che stamattina ho pubblicato il video di un albergatore di Bassano del Grappa al quale è arrivata una TARES che è aumentata del 90%. 90%. Gli hanno chiesto a un albergatore di un piccolo albergo, neanche di un 200 camere, ok? 15.000 euro, 15.000 euro di TARES e soprattutto gli è arrivato con scadenza a una settimana dopo. Cioè, lo Stato arriva da te e ti chiede da un giorno all'altro con una settimana di tempo, 15.000 euro. E questa qui, lui faceva vedere proprio la bolletta dell'anno scorso, c'è stato un aumento del 90%. Scusate, ma il governo Monti che ha fatto la TARES non era mica appoggiato dal Popolo delle Libertà per caso? Quindi se tu appoggi il governo che aumenta le tasse, per proprietà transitiva, un bambino di 8 anni è in grado di dirti che tu hai aumentato le tasse. Però Berlusconi dice che lui non le aumenta. E la gente ancora ci crede. Ma il bello, e qui viene la gag delle gag, è che praticamente sul giornale stesso, in un altro punto, c'è scritta tutt'altra cosa. E qui vi vado a leggere quello che ho sottolineato. Il lungo colloquio con il direttore del Corriere della Sera, in cui Saccomanni sostiene apertamente che gli aumenti dell'IVA e dell'IMU devono scappare, altrimenti lui rimette l'incarico, quindi si licenzia. Per farlo però dovrà aspettare che rientri Letta che attualmente è oltreoceano. E qui c'è un virgolettato. Gli italiani meritano di sapere le cose come stanno. Non sono slogan. Credo che sia arrivato il momento per un dibattito sereno e pacato sui conti. Questo, fra l'altro, 4 mesi fa lo diceva Beppe Grillo senza neanche aver bisogno di essere ministro dell'economia, che gli italiani dovrebbero sapere come stanno veramente i conti. Quindi vuol dire che il ministro dell'economia quando dice così vuol dire che non ce la stanno raccontando, giusta? Cioè anche qui proprietà transitiva, ragionamenti e logica. L'andamento della finanza pubblica viene fornito mensilmente. Il fabbisogno, e qui arriva il bello, allora, il fabbisogno di cassa è raddoppiato da quando siede alla scrivania di Quintino Sella. Quindi il fabbisogno di cassa è raddoppiato da quando c'è questo ministro. Cioè, ricordiamocene che un anno. Il governo ha introdotto inasprimenti fiscali per 20 miliardi, i quali si svilupperanno nei prossimi 10 anni. Allora, 20 miliardi nei prossimi 10 anni vuol dire 2 miliardi all'anno. Quindi il governo delle larghe intese, in cui c'è il Popolo delle Libertà, ha aumentato come minimo, e lo scrive il giornale, di 2 miliardi l'anno le tasse per i prossimi 10 anni. Alla faccia di quelli che assolutamente quando governano non vengono aumentate le tasse. Come sempre, balle su balle. Il bello è che basta leggere anche i loro giornali e leggerli attentamente per capire effettivamente quanto sono grosse le balle che stanno raccontando.
Ma noi andiamo avanti così, il Popolo delle Libertà dicono sia il 35% dei voti, quindi vuol dire che, o il centrodestra il 35%, quindi vuol dire che di gente a cui piacciono queste balle ancora ce n'è molta. E niente, noi continuiamo a fare un po' di informazione sperando di offrire un servizio pubblico che dia una mano a ragionare in maniera diversa. Detto questo, state informati, ci vediamo al prossimo video, ciao!